eravamo usciti dal teatro ufficiale, giravamo per in teatri che non erano nati certo con i palcoscenici, quindi viaggiavamo col palcoscenico appresso e lo montavamo prima di cominciare, tutti noi si lavorava per montare lo spettacolo, che si fosse attori, capocomici, registi, musici, eccetera, eccetera, ognuno aveva il suo compito di aiutare a montare, e queste cose quando le raccontavamo tutti erano molto presi dal fenomeno, perché non era tradizione certo di nessun teatro svolgere una partecipazione così intensa, soprattutto quando si parlava dei testi. Noi mettevamo in scena dei testi che pensavamo fossero importanti, per esempio sulla storia del Partito Socialista e poi il Partito degli Operai e via dicendo, e a un certo punto durante i dibattiti, la sera si facevano dibattiti e ci chiedevano perché non mettevamo in campo altri motivi che per loro erano molto importanti, cioè per esempio la situazione del lavoro, lo stress che pigliava gli operai, che cosa succedeva, che cosa pensasse un operaio mentre lavorava, da dove venivano gli incidenti, i momenti in cui uno andava via di testa, non sapeva più nemmeno quello che facesse, e soprattutto la vita che veniva avanti, il problema delle spese, il problema del vivere, il problema dei figli a scuola, i soldi che mancavano, ed ecco che pian piano noi abbiamo cominciato a scrivere su ordinazione, cioè normalmente nel teatro uno fa un'opera, decide di sé e poi la sua fortuna, il suo andamento è determinato dal pubblico che deve accettare questo spettacolo. Qui avevamo il capovolgimento, cioè era il pubblico che ci dava il via, che ci ordinava, che ci comandava lo spettacolo da allestire. Ed era questo, capovolgeva ogni cosa. Non soltanto, ma quando poi c'era il dibattito, c'erano quelli che dicevano: benissimo, splendido, guarda, mi sono anche commosso, ero proprio io, ma ci sono delle cose che mi mancano, che cosa? E allora tutte le sere c'era il ripescare i vuoti, i tempi mancanti, la chiave di situazione capovolta, le cose che mi venivano in mente, che lo spettacolo aveva prodotto di memoria e di azione, e quindi dovevamo prendere appunti per migliorare e determinare uno svolgimento diverso allo spettacolo.